Rieccoci qui a Radio Roma Futura, a Playlist Sound Good. Sound Good Playlist, mi sono un attimo intrippato, è sempre il polline, ragazzi. Fa tipo, fa un po' da tutto, droga, ti stordisce. E niente, stavamo dicendo quindi del premio Valentina Giovagnini. Io sto muovendo il mio foglio qua davanti in cerca di una stabilità. Cerco un centro di stabilità permanente, lo metterei, ma non lo mandiamo. E stavamo dicendo che abbiamo anche tantissimi progetti futuri. Sì. Tipo a Paolo, oltre l'album l'abbiamo già detto che appunto è l'uscita dell'album fisico. E poi vabbè, quest'estate sicuramente ci saranno tante serate, concerti in giro per l'Italia. Ma io so che domani è un concerto e ce lo stavi anche dicendo poco fa. Ah sì, domani sarò ospite di Giacomo Voli al Nun a Milano alle 21, per chi fosse della zona lo aspetto. Quindi zona Milano, mobilitatevi domani sera, tutti a sentire. Sì, Giacomo, chi ci saranno? Giacomo, Benedetta, poi ci sarà Marco Costa, Andrea Manchiero. Salutiamo Andrea. Sì. Pure Marco Costa, è sempre pure lui di The Voice. Poi sicuramente altri, però non si svelano, insomma. Venite domani e vedrete. Comunque sarà una bellissima serata. Giacomo presenterà il suo nuovo EP, perché è uscito anche il suo lavoro. E io, insomma, sono stata invitata da lui per partecipare. Ah, c'è anche Giulia. Non ci dimentichiamo di Giulia Tagani. Se salutiamo pure Giulia. È vero. Quindi The Voice, salutiamoli, no? Anche gli altri, per carità, però loro, vabbè. Sono un pezzo di cuore per voi. E quindi anche gli altri avrebbero voluto essere presenti, ma comunque vengono da lontano. Daria è siciliana, così come Andrea Azzurra, quindi comunque non ce la facevano. Altri hanno serate, e quindi siamo noi a rappresentare il Team Pelù. Speriamo di rappresentare forza Team Pelù. Allora, forza di me, Pelù. Però, Benedetta, dobbiamo parlare di una cosa adesso. Che io amo questa cosa. La Giannina, che è una star. La Giannina, cioè, io l'amo. Ragazzi, dovete andare tutti sul profilo di Benedetta, perché mette tutte le foto della Giannina. È un gatto fantastico. Io non l'ho mai conosciuta più, ma è un gatto fantastico. Raccontaci un attimo. Sì, anche il suo profilo Facebook. Anche il suo profilo Facebook. Quindi aggiungete la Giannina. Dici un attimo dove l'hai trovata la Giannina. Che è una Giannina. Ma io sono sempre stata amante dei gatti, quindi non ricordo di essere stata senza un gatto da quando sono nata. E addirittura ne ho avuti 35 tutti insieme. E la Madonna. Perché comunque io abito in campagna, quindi ho tanto spazio, tanto verde. E la Giannina ora comincia, insomma, a essere la coletta, perché ha 10 anni. Però lei è... Si mantiene in forma. Sì, mi segue ovunque, mi è proprio... Guarda, non si può descrivere. Non si può stare senza la Giannina. No. Che poi la Giannina come razza è bella grande, cioè... Sì, bella. È un gattone con una codona. Tutta pezzata, sì. Ragazzi, andate a vedere la Giannina. Con gli occhi verdi. Vedi? Comunque invece torniamo alla musica, che ci stiamo anche per salutare, che mancano 10 minuti. E volevo parlare un attimo dell'ultimo singolo. È uscito uno a pochi giorni fa, venerdì è uscito un singolo. Sospesa immobile. Sì, Sospesa Immobile è uno dei brani completamente, interamente scritti da me. Musica e parole, e poi l'arrangiamento è sempre di Roberto. E il video ci tengo a ricordare che è fatto. Salutiamo allora Roberto, che prima ci siamo dimenticati di dire che stava anche lui in giuria. Sì, c'era anche lui in giuria, mi era un attimo spento il cervello. Le faianze, ragazzi, qua è una diretta, quindi non è che ci abbiamo tutti gli schemi davanti. Quindi è normale, dai. Insomma, volevo ringraziare il castello di Poppi, che per chi ha visto il video, insomma, è una cosa stupenda. Che dove insomma sta mi hanno. Come? Dove sta? A Poppi. A Poppi. Scusate l'ignoranza. Ho fatto una figura di cacca in diretta, ma vabbè, tralasciamo. Quindi andate a visitare il castello di Poppio, se qualcuno ci va. Sì, no, è bellissimo. E poi insomma sono stati veramente disponibilissimi, gentilissimi, perché ci hanno lasciato questo ambiente meraviglioso per tutto il giorno.
E quindi è stato veramente emozionante girare quelle scene. Infatti il video io dico andatevelo a vedere, perché a parte questa storia di Poppy, ma il castello è bellissimo. È bellissimo. Dal video si vedono tantissimi particolari che sono veramente belli. Un castello di quanto, per caso ci ricordiamo anche di quando è stato costruito? Tacciono tutti. Un'altra domanda? La domanda di riserva, tutti tacciono, però lo scriveremo sui social, tranquilli. Scopriremo. Avrei qualche idea, ma non voglio poi dire una castronata. Quindi. Lascia stare le figure di cacca, lasciamela a me. Non buttarti anche tu in mezzo. Quindi io direi, si sono fatte le 7:52 e io direi quindi di ascoltarci le due canzoni che abbiamo tanto nominato ma non abbiamo ascoltato. Quindi La Tempesta Perfetta e Sospesa Immobile. Dicevo, scusate, stava per partire già La Tempesta Perfetta, no, perché comunque sia ci salutiamo qui ormai. E Benedetta vi ha dato tutti questi appuntamenti, vi ha dato il premio Valentina Giovannini, vi ha dato la serata di domani, vi ha detto anche che uscirà un suo album, ma non svegliamo di più. E quindi ragazzi, no, stay tuned anche per Benedetta, anche per la magica Benedetta. Sì, ricordiamo la pagina ufficiale su Facebook. C'è la pagina Facebook di Benedetta, c'è anche Twitter naturalmente, Instagram. Sì, Instagram. Ormai tutti sono su tutti i social. Curato da Giacomo Giovannini, che è mio fratello. Salutiamo anche Giacomo, che si dà tanto da fare per tutte le immagini, che io lo vedo che ci stanno. Ti fa tutte immagini fighissime per canzoni, post, tutto. E anche Salvatore Ferrone, che è stato il regista del video di Sospesa Immobile e della Tempesta Perfetta, quindi sono stati bellissimi. Salutiamo anche lui. Bellissimi video, e salutiamo anche lui. E quindi io direi, ragazzi, noi ci sentiamo mercoledì prossimo con un nuovo ospite. E salutiamo Benedetta e tanti auguri, Benedetta, per tutto quello che sarà. Grazie. E soprattutto in bocca al lupo per domani sera. Noi ci ascoltiamo Sospesa Immobile, La Tempesta Perfetta e poi qualche nuova canzone. Buona serata a tutti, radioascoltatori. Ciao a tutti. Ciao. Dentro me ed improvviso.
la nuova.